Carlo Bonamico del Java User Group di Genova e di Nice SRL. Oggi parleremo di Docker. Allora, ci sono una serie di situazioni, di dialoghi che sicuramente tutti noi abbiamo sentito nella nostra esperienza in ambito IT. Quindi, mi puoi deployare la mia applicazione? Gira su Linux. Sì, ma quale versione, quale patch, quale distribuzione? Oppure, il deploy è fallito. Non l'avevi mica testata? Sì, io l'avevo testata, ma l'ambiente di produzione non è proprio uguale all'ambiente su cui l'ho potuta testare. La nuova versione che abbiamo deployato ha dei problemi. Possiamo tornare indietro? Sì, ci vuole un paio d'ore di lavoro e se il mio collega è già andato a casa, bisogna aspettare lunedì. Puoi debuggarmi questo problema che si verifica in produzione? Eh sì, però io ho bisogno di un intero ambiente per debuggarlo perché il sistema è fatto da così tante macchine virtuali che sul mio portatile non gira perché non avrei mai abbastanza RAM. Quindi, facendo un po' di storia, diciamo, un primo passaggio semplificativo nella gestione dello sviluppo e delle operation è stato l'introduzione delle macchine virtuali, che ci hanno dato un grosso beneficio di sganciarci dalla piattaforma hardware, di darci una dinamicità di creazione di nuovi ambienti. Ma questo lo paghiamo spesso in termini di performance. Comunque, creare una nuova macchina virtuale chiede un certo tempo materiale e in molte organizzazioni chiede anche parecchio tempo a livello organizzativo. Io devo fare una richiesta, la macchina virtuale arriva una settimana dopo, un mese dopo. Molte grandi realtà dell'hosting su cloud, su internet, negli ultimi 10 anni hanno lavorato molto con una tecnologia avanzata di Linux che si chiama i Linux Container, che è una capacità del kernel di segmentare una macchina Linux in ambienti isolati che però condividono lo stesso kernel e quindi hanno un livello di overhead molto più basso rispetto a una macchina virtuale. Qual è il problema? Che anche se questo tipo di tecnologia esiste da parecchio tempo, la sua configurazione, il suo utilizzo non è alla portata, diciamo, dello sviluppatore della strada, nel senso che richiede una competenza sistemistica, una configurazione, una gestione che non è assolutamente banale. Nel 2013 è successa una cosa che Solomon Hikes e altri suoi colleghi che lavoravano in una piattaforma di hosting in cloud di tipo PaaS, Platform as a Service, che si chiamava .cloud, hanno deciso di rendere open source un tipo di tecnologia che avevano sviluppato internamente, che era un layer sopra i Linux containers che ne permetteva un utilizzo molto più semplice e anche più sofisticato, cioè che aggiungeva alle funzionalità base dei Linux container delle cose in più. È uscito in open source a marzo del 2013, quindi poco più di un anno e mezzo fa, nel giro di qualche settimana è diventato uno dei top project di GitHub. E ha raccolto, ha fatto da catalizzatore di sviluppi molto innovativi anche da parte di molte altre realtà. Nel momento in cui è nato questo progetto, che ha, come vedremo, un design architetturale molto chiaro, una facilità d'uso, un'estendibilità forte, tante altre realtà che lavoravano sulla tecnologia dei Linux containers si sono aggregate a questo progetto per mettere insieme tutti i pezzi che ognuno aveva sviluppato e farne un qualcosa di più sofisticato. Di fatto oggi Docker è letteralmente in esplosione, se ne parla da tutte le parti, tutti i grandi nomi da Google, Red Hat, si sono uniti al progetto, stanno contribuendo codice o stanno integrando Docker nelle loro distribuzioni, nelle loro piattaforme. .cloud è diventata una società dedicata allo sviluppo di questa tecnologia che rimane assolutamente fortemente open source e con un contributo di tanti soggetti, e sostanzialmente tutti i provider di hosting in cloud, da Amazon, Linode, DigitalOcean e persino Microsoft, hanno adottato o stanno adottando Docker come tecnologia di distribuzione di applicazioni. Okay? Addirittura Microsoft ha di recente annunciato che Docker verrà integrato nella prossima versione di Windows Server. Quindi questo è un evento, oggi abbiamo sentito già molto parlare di open source e Microsoft, ma questo è un altro segnale molto forte della direzione in cui si stanno muovendo le cose. Ma questi sono i grandi nomi. Io, che sono
a operare in una realtà che non è Google, che è più piccola, che è più semplice, che ha tanti vincoli, che ha magari tante specificità e anche non ha magari la capacità di dedicare mesi e mesi a imparare a una nuova tecnologia, perché dovrei essere interessato a questo tipo di strumento? In sostanza, perché Docker facilita la creazione di ambienti di sviluppo, di test e anche, se volete, di produzione, anche se questo non tutti poi lo fanno, e lo rende enormemente più semplice da gestire, più veloce e soprattutto fortemente portabile. Cioè, con Docker voi potete garantire che se il vostro pacchetto deploya sulla vostra macchina locale, deploierà su una distribuzione Red Hat, su una distribuzione Debian, nel vostro server del vostro data center, in un server cloud di Google. E questo ovviamente è una caratteristica molto forte. Facciamo un Hello World, ok? Io ho installato Docker sul mio laptop con un package manager, c'è anche una versione per Windows e Macintosh che consiste sostanzialmente in una microscopica macchina virtuale Linux che si chiama Boot to Docker, che contiene solo Docker, non contiene tutta l'intera distribuzione di Linux, e vi permette di fare queste cose anche su altre piattaforme. Il primo comando che posso dare è un Docker pull, è un po' come un apt-get, cioè io mi vado a scaricare un qualcosa, che poi vedremo che cos'è, Ubuntu versione, l'ultima versione stabile. Dopodiché lo lancio, dico Docker run, Ubuntu, opzionalmente posso mettere la versione, e un comando di shell, echo hello world. Okay? E sulla shell io vedo hello world, poi tra poco lo facciamo. Oppure posso dire lanciami una bash, metto un flag -t che vuol dire terminale, cioè non eseguire il comando ma eseguilo aprendomi un terminale che mi consente poi di attaccare l'input output al comando e io vedo che ho un prompt, questo root at codice esadecimale, dove posso dare dei comandi, vedere che c'è un file system, però mi accorgo di una cosa, se io scrivo Python, che è un comando che sulla mia macchina locale c'è come in tutte le distribuzioni standard di Linux desktop, mi dice comma not found. Quindi colgo che in qualche modo ciò che gira dentro questo ambiente è diverso dal sistema operativo del mio portatile. Vediamo cosa succede dietro le quinte. In questo momento Docker io ho utilizzato la command line, che è un comando di shell, Docker run, Docker pull. La command line si è connessa a un servizio Docker che gira in background attraverso un API REST, quindi io volendo posso anche connettermi a server remoti, previa ovviamente un'opportuna configurazione di sicurezza. Questo ha creato un nuovo container, identificato da un di univoco, all'interno dello spazio del kernel di Linux. Ci ha eseguito dentro la bash e quindi ho eseguito dei comandi dentro la bash, ma il file system di questo container non coincide con quello della macchina host. Quindi come fa a funzionare questa cosa? Cosa c'è dentro il motore? C'è appunto la tecnologia dei Linux container che affonda le radici in due capacità del kernel. I namespace, che è la proprietà di compartimentalizzare. Un po' pensate ai package di Java, no? Cioè al fatto di dire io ho delle cose che stanno nello stesso progetto, ma che dato che stanno in package diversi, in namespace diversi, non si vedono tra di loro. È una forma di incapsulamento applicata ai sistemi. I namespace possono isolare processi, connessioni di rete, utenti e file system. C'è un'altra tecnologia che si chiama cgroups, che serve per gestire il consumo di risorse, cioè dire questo container può ciucciarsi tutta la CPU della macchina, oppure io posso dargli una quota e dirgli che tendenzialmente ne deve consumare il 20% massimo e così via per la memoria e per l'input. Docker implementa l'interfacciamento con queste capacità del kernel attraverso una libreria standard che si chiama libcontainer, che wrappa le cose di basso livello. In questo modo, in prospettiva, Docker è portabile anche verso altre piattaforme in linea di principio. Ma c'è un elemento in più, cioè quello che abbiamo visto in questa slide è sostanzialmente la tecnologia dei Linux container tradizionale, un pochino ritoccata. L'idea forte di Docker è che io aggiungo a questa capacità l'utilizzo di una categoria di file system particolari, che sono i file system a snapshot. Okay?
Voi conoscete tutti i sistemi di versionamento dei sorgenti, SVN, Git. Pensate a una cosa del genere per i file system. C'è un file system dove ogni volta che io modifico qualche cosa, mantengo la storia di che cosa c'era prima. Quindi il file system è costruito come una serie di layer che vanno dal kernel, il file system root, e poi ogni volta che io faccio, non so, un apt-get di Apache, un apt-get di Emacs, questo scrive dei nuovi file che vengono scritti in un nuovo layer. Okay? Poi a seconda del tipo di file system questo può essere implementato con dei blocchi messi in posti diversi o con delle sottocartelle in una cartella principale, ma questo è trasparente per l'utente. L'approccio è quello che viene chiamato un copy and write, cioè se io faccio un layer dove io ho modificato un file di 100 file che c'erano prima, gli altri 100 file vengono mantenuti semplicemente come un link alla versione precedente. Il file modificato, invece, ho la versione nuova. E questo è anche molto efficiente in termini di spazio, vi permette di conciliare il fatto di avere una history del file system con il fatto di occupare una quantità di spazio limitata. Ora, introduciamo un po' di terminologia di Docker. Container, immagini e indice. Un container è un'esecuzione di un Linux container. Quindi quando noi abbiamo prima lanciato il comando echo, nella frazione di tempo in cui il comando echo girava, c'era un container, un'istanza in esecuzione. Un'immagine è uno snapshot statico di un container in un dato istante di tempo. Quindi ad esempio un sistema operativo configurato con il comando echo, non in esecuzione, fermo. Da un'immagine io posso creare tanti container. E dato che i container sono molto leggeri, in una macchina posso crearne decine, centinaia, su una macchina server, migliaia di container. Okay? Le immagini sono identificate con degli hash univoci, pensate alle versioni di Git, e possono essere quindi versionate, taggate, e io posso avere i delta, i change set, da un'immagine all'altra. Esistono poi dei repository, un repository locale sulla mia macchina e un repository centrale su internet che permettono di condividere le immagini. Quindi un po' come si fa con tutti i sistemi di package management, dove io posso dire a Maven piuttosto che a npm piuttosto che a pdget mi serve Tomcat, scaricamelo dal repository centrale. Okay? La differenza è che qui io scarico praticamente un'immagine di un container che contiene tutti i layer che servono a eseguire come uno scatolotto autosufficiente quella funzione applicativa. Quindi la domanda che sorge ovviamente spontanea è: ma un container è la stessa cosa di una macchina virtuale? Magari più veloce, magari più comoda da certi punti di vista? Diciamo non proprio. E è importante capire le differenze. Una macchina virtuale ha bisogno di un sistema operativo ospite, di un cosiddetto hypervisor, che è un layer che permette di suddividere le risorse del sistema operativo ospite tra diversi sistemi operativi che vengono contenuti all'interno della macchina server che ospita questi sistemi. Quindi questo significa che noi abbiamo tendenzialmente bisogno di più RAM e di più storage, perché abbiamo bisogno di ospitare il sistema operativo base più tutti i sistemi operativi delle varie macchine virtuali. E anche a livello di prestazioni, gli sviluppatori delle piattaforme di macchine virtuali hanno speso anni ad ottimizzare il fatto che io ho una cascata dove io ho un sistema operativo che usa un file system che gira dentro un altro sistema operativo che ha un altro file system, e ognuno di questi passaggi inevitabilmente introduce delle inefficienze. Il punto forte di una macchina virtuale però, che è da tenere presente, che dato che c'è un hypervisor, l'hypervisor ha un controllo molto forte su tutto ciò che gira dentro, quindi sia in termini di sicurezza, sia in termini di allocazione delle risorse, di quote e così via. Pensate, questo ha fatto la fortuna, diciamo, per esempio, di VMware, per fare un esempio. Un container è un moduletto che parla direttamente con il kernel del sistema operativo che lo ospita. Questo significa che ho bisogno di molta meno RAM, perché non devo avere due sistemi operativi allocati e il corrispondente occupazione di spazio disco. Tra l'altro, col sistema del versionamento degli snapshot incrementali, il consumo di spazio disco è ancora ulteriormente ridotto. Quindi,
Soprattutto poi se parliamo di accesso alla CPU, un container è praticamente veloce quanto il sistema operativo ospite, nel senso che tramite il kernel la CPU la vede nativa, cioè se io eseguo il codice viene eseguito sulla CPU direttamente. A livello di gestione delle risorse, la tecnologia a oggi dei container è meno sofisticata di quella delle virtual machine, quindi a seconda del tipo di esigenze che avete è un aspetto di cui tenere. Quindi questo è il classico schema della documentazione di Docker che vi fa vedere un po' graficamente la differenza che noi abbiamo detto, cioè i layer coinvolti sono sostanzialmente di meno. Bello, ma la sicurezza, cioè uno dei motivi per cui in produzione si usano tanto le macchine virtuali è per fare in modo che se qualcuno, come capita, entra nella macchina virtuale, non possa prendere il controllo dell'intero host e delle altre macchine virtuali presenti su quell'host. Okay. Se noi parliamo di container, come sui container di una nave, vogliamo essere sicuri che se c'è un problema sui container della nave, quindi il carico sbilanciato della nave che vedete nella foto, questo problema interno al container non si ribalti sulla nave, cioè sul sistema operativo ospite. Questo si può fare. Molte aziende, Google in primis, usano ampiamente e pesantemente i container in produzione, okay? Però quello che bisogna tenere presente è che il container è sempre un ambiente Unix. Quindi per avere un buon grado di sicurezza, nel crearlo, nel configurarlo, nell'eseguirlo, dovete seguire best practice di information security e operations, cioè limitare i privilegi, non lasciare default non sicuri, password non sicure, patchare le varie versioni del kernel. Avete sempre il rischio che se c'è un baco nel kernel, questo consenta a un attaccante di bypassare i controlli e entrare nel sistema operativo ospite. Diciamo, ci sono due articoli che vi ho citato qui nelle slide, che poi troverete online, che descrivono molto bene queste problematiche. Diciamo che per molti tipi di applicazioni si riesce a trovare un trade-off accettabile tra sicurezza e flessibilità di utilizzo. Vediamo adesso, con un po' di esempi pratici, come si lavora con Docker, cioè che cosa ci posso fare. Okay. La prima cosa che posso fare è creare un'immagine. Qui vi faccio vedere una delle immagini ufficiali che ci sono sul repository centrale su internet, che sono curate appunto dalla società Docker, dove vedete che un Docker file è un po' tipo un Vagrant file, è una sequenza di comandi che inizializza un'immagine, quindi indica from un'immagine base, quindi ho un'immagine base che contiene solo Java, sto creando un'immagine che contiene Tomcat e Java, che è derivata estendendo con un overlay l'immagine base. Possiamo lanciare dei comandi con run, settare delle variabili d'ambiente con env, possiamo specificare l'utente con cui devono girare i servizi, possiamo lanciare vari comandi, quindi per esempio scaricare da internet durante la build dell'immagine il pacchetto di Tomcat, e alla fine concludiamo il Dockerfile indicando due cose, expose e command. Expose sono le porte dei servizi di rete che questo container mette a disposizione nel mondo esterno. Command è il comando che deve essere eseguito quando parte il container. Okay. Una volta che ho scritto un Dockerfile come questo, lo posso compilare facendo docker build, punto, cioè cartella corrente. È come un POM, un maven build, diciamo, come corrispondenza. Solo che invece che creare un pacchetto applicativo, crea un container che ha tutta l'immagine dell'ambiente che magari contiene anche dentro l'applicativo. Il docker build produce un'immagine che viene salvata nel repository locale. Questa immagine può essere poi successivamente modificata e volendo io posso anche committare versioni intermedie e taggarle come si fa con un qualsiasi sistema di versionamento. Con Docker Images io posso vedere il risultato, posso vedere le immagini presenti nel mio repository locale. Ve lo faccio molto velocemente vedere e poi comunque su GitHub trovate tutti gli esempi che vi accenno ovviamente nel poco tempo a disposizione, con gli scritti scegli esempio, li potete poi scaricare e giocarci liberamente poi con più calma. Quindi in questa cartella abbiamo un Dockerfile banale, dite
costruisco un'immagine a partire dall'immagine di Ubuntu ultima versione stabile, eseguo il comando ls. Okay? Quindi è un container che lista le cartelle del container, no? Non ha un'utilità enorme in questo momento, poi aggiungeremo dopo delle altre cose. A questo punto io posso fare docker build punto, e questo vediamo che fa delle cose. Eseguo una serie di step, ogni riga del docker file è uno step. Ogni step porta a prendere un'immagine base, fa una modifica, committare un layer, sono tutti questi esadecimali che vedete, fare un'altra modifica, committare un altro layer, fino a che non si arriva in fondo. Questo cosa significa? Significa che se io modifico il build file, ci metto per esempio un comando di run che fa un bin, non so, echo test, test txt, cioè va a scrivere un file dentro l'immagine del container e rilancio la build, avete visto che ha eseguito molto velocemente gli step prima di quello che ho inserito, un po' più lentamente quello e poi velocemente di nuovo gli altri. Questo cosa vuol dire? Che fin tanto che nel Docker file le cose non cambiano, lui si è tenuto in cache gli step intermedi e quindi va a creare, un po' come nei commit di Git, una nuova versione dell'immagine che è uguale come history alla precedente, e poi a un certo punto si discosta e ha quella singola modifica. A questo punto poi posso dire docker run, okay, e l'identificativo dell'immagine. Vedete che ha eseguito il comando ls, quindi quello che avevo messo come entry point dell'immagine. Chiaramente non è comodo lanciare un comando con un container con il suo codice esadecimale, quindi c'è un modo, che adesso vediamo, di dare dei nomi ai container. Quindi io posso fare, per esempio, docker images, e adesso beh, non è formattato molto bene per via della risoluzione del monitor, però vedete che c'è elencato il repository mio locale, dove ci sono delle immagini, quelle con scritto prefisso Carlo Bonamico, sono quelle dei miei sample che vi sto facendo vedere, e altre sono repository ufficiali scaricati da internet, quindi Ubuntu, Postgres, in tutte le varie versioni. Quindi vedo i vari tag, e quindi io molto facilmente posso dire eseguimi questo comando in Ubuntu versione 12.04, oppure 14.04, oppure in un'altra versione. Posso fare anche docker ts per vedere quali sono i container in esecuzione. Quello che ho lanciato prima non è più in esecuzione perché ho eseguito un comando ed è uscito. Se voglio lanciare il container in modo che resti in esecuzione, devo dargli l'opzione -d, -daemon e resta in background. Quindi se io faccio così e poi faccio docker ts, questo diciamo per qualche motivo non è partito. Ecco, io vedrei una lista di tutti i container che sono in esecuzione con il loro stato, il loro tag esadecimale e un nome che di default viene generato random da Docker, se no lo posso cambiare e dargli un nome specifico. Proviamo a fare una cosa un pochino più utile. Io vado nella sezione 2 dove ho un docker file che dice prendiamo un'immagine base, anche questa disponibile sul repository ufficiale centrale di Tomcat, ok, versione 7, e semplicemente prendo l'immagine di Tomcat così com'è e non la modifico ancora, poi la andiamo a modificare. Quindi anche qui posso andare nello step 2, fare docker, non c'è già lo scriptino, facciamo prima, posso buildarla e mi lista nelle immagini, è comparsa un'immagine che si chiama questa Carlo Bonamico docker simple sample web versione 1.1 che io ho appena buildato. Okay. Poi posso anche buildarla e taggarla dandogli un nome specifico, un numero di versione specifico. Okay. E quindi vedete che mi fa vedere tutte le versioni che io ho in questo gruppo di package 1.1, 2.0, 2.1, ognuna derivata dall'altra. Okay. Adesso
a vedere un esempio completo, ok? Quindi un esempio in cui noi abbiamo un Dockerfile iniziale dove c'è un Tomcat, ipotizziamo, con una versione base dell'applicativo. Okay? Buildiamo questo container, lo chiamiamo web app versione 2.0. Quindi io ho fatto uno scrittino che fa la build della versione 2.0 e la tagga. Okay? Quindi qui cosa ha fatto? È partito dall'immagine base di Tomcat, l'ha un po' customizzata, poi ho messo un comando che mi fa vedere il contenuto della cartella root di Tomcat, tanto per vedere che cosa c'è dentro, registra che Catalina run il comando di avvio di Tomcat è l'entry point di questo container. Se io a questo punto scrivo docker run meno p 8080, 2.8080, che poi vedremo tra poco che cos'è, ma lo potete intuire, 2.2.0, devo metterci il path completo, caso un amico slash, ok, sta partendo il container con Tomcat dentro, ok? Quel meno p che ho dato serve per dire, dato che dentro il container c'è un servizio in ascolto sulla porta 8080, devo pubblicare questa porta 8080 anche sull'host. Non è scontato questo, ad esempio, per motivi di sicurezza. Quindi se faccio un reload della pagina, adesso ci mette un pochino, perché comunque il numero di dati e i suoi annetti ce l'ha, ovviamente è più veloce. E tra un po', ecco qua. La welcome page classica di Tomcat. Questo è un Tomcat che sta girando dentro un container, dentro la mia macchina. Ora, una volta che ho fatto questa immagine di container con Tomcat, ne posso creare quanti voglio. Quindi, per esempio, mi posso simulare in locale un cluster di Tomcat in load balancing in maniera molto semplice, allocandoli su porte differenti, per esempio. Okay. Un'altra cosa che posso fare è dire, va bene, io ho fatto la versione 2.1 dove prendo il container di prima e ci deployo dentro una nuova versione dell'applicativo. Quindi il container è Tomcat più l'applicativo già deployato dentro Tomcat. Ora, per non, visto poco tempo a disposizione, la nuova versione dell'applicativo l'ho fatta semplicemente sostituendo la index.jsp e scrivendoci versione 2.1. Quindi vado a rifare l'immagine, dicendogli di buildare la versione 2.1, vedete che la prima parte è immutata e poi a un certo punto ha eseguito questo step 2 e ha sovrascritto la vecchia versione dell'applicazione. Qui io ho sovrascritto solo un file JSP, potevate tranquillamente sovrascrivere un WAR o un altro pacchetto presente all'interno dell'immagine. Se io faccio docker images, vedete che è comparsa una riga che dice versione web 2.1 buildata 22 secondi fa. Se io voglio lanciare questa nuova versione, dico docker run docker simple samples web 2.1, ci devo scrivere il nome. È partito, se io ricarico, insomma, docker è veloce, il mio portatile che è lento. Ecco, vedete, c'è la pagina modificata, ok? Ma qual è la cosa che ci interessa di più? E io posso adesso fare un, per esempio, un push di questa immagine verso un repository che può essere quello centrale su internet per package pubblici oppure un mio repository aziendale per package privati, e a questo punto diventa disponibile come dipendenza per tutti i nodi del mio cluster. Quindi su qualsiasi macchina del cluster potrò, scaricarmi questa immagine, eseguirla e
e crearne quante istanze voglio. Qui sono un po' per ripasso le cose che abbiamo visto. Quindi io posso pubblicare questa immagine. Io per esempio, a scopo di esempio, l'ho pubblicata sul repository centrale. Quindi se andiamo ad aprire col browser il repository Docker centrale, vedete che c'è questa, e adesso non va la rete perché non posso la carico wifi, però avremmo visto una pagina in cui si vedeva il mio pacchetto e si vedevano tutte le versioni di questo pacchetto, che a questo punto chiunque di voi può tranquillamente scaricare e utilizzare. È anche un ottimo modo per distribuire ad esempio demo di una piattaforma o SDK o strumenti di sviluppo. L'altra cosa che mi consente di fare questo sistema è che i rollback diventano istantanei. Dato che il container contiene anche la history delle versioni precedenti, se io ho un problema sulla versione 2.1 e voglio tornare alla 2.0, stoppo il container della 2.1, lancio il container della 2.0 che ho già lì in locale, e immediatamente ho fatto un rollback alla versione precedente. Posso addirittura lanciarli in parallelo, due versioni in parallelo, e con un load balancer che sta davanti devi sceglierne una piuttosto che l'altra. E questo è il modo con cui tipicamente i grossi servizi cloud garantiscono le rolling update senza interruzione del servizio. Quindi come sviluppatore ottengo la possibilità di simularmi interi ambienti, intere architetture sul mio laptop. Come tester ottengo la possibilità di simulare facilmente non solo gli applicativi ma anche i dati. Questo meccanismo degli snapshot mi permette di dire: io ho una versione con dei dati di riferimento, faccio un test, ho sporcato il database, torno indietro, lo ripeto partendo da uno stato stabile. A livello di gestione poi IT ho il vantaggio di avere meno sforzo di configurazione perché devo adattare molto di meno i container agli ambienti runtime e molta maggiore standardizzazione delle operazioni. Quindi in generale ottengo anche il vantaggio di avere a disposizione un repository di pacchetti pre-impacchettati molto ampio, dove posso anche trovare, ad esempio a livello di sviluppo è comodissimo dire: devo provare il mio applicativo con Postgres 9.3 e con Postgres 9.2, mi scarico le due versioni, le lancio alternativamente o anche insieme e non vanno in conflitto perché girano in due container differenti. Questo è di grandissimo aiuto se vogliamo passare a lavorare secondo una modalità cosiddetta DevOps. Ora, non c'è tanto tempo rimasto per discutere ampiamente che cos'è DevOps e che cos'è la continuous delivery. Ci sono state altre talk su questo tema all'interno del CosmoSho. In generale l'idea è di avere un flusso di collaborazione stretto tra chi sviluppa e chi gestisce i sistemi in modo da garantire un flusso continuo di rilasci verso l'utente finale senza che le cose si incastrino, si intoppino e si rimpallino continuamente da una parte all'altra. Questo richiede prima di tutto aspetti non tecnici, cioè collaborazione, comunicazione, obiettivi comuni. Però avere uno strumento come Docker che vi aiuta a fare una catena che parte dallo sviluppo e arriva fino al sistema in produzione è sicuramente un grosso aiuto. Su questo c'è una presentazione di Gene Kim molto interessante. Lo stesso si può dire più in generale per tutte le practice di continuous delivery. Ora, vi ho riassunto in queste slide i vari principi chiave della continuous delivery e come Docker può essere utilizzato nei singoli casi per rendervi più efficaci. Ora, chiudiamo facendo una considerazione più generale, cioè che cosa metto dentro un container? Noi siamo abituati che in una macchina virtuale metto un intero sistema operativo, l'SSH, il Chrome, l'IMD, l'applicativo e magari anche più server che girano dentro la stessa macchina virtuale. Questo è possibile, ci sono delle immagini Docker che sostanzialmente sono un sistema operativo completo, però la cosiddetta Docker Way, cioè la filosofia di Docker, è invece di containerizzare all'estremo. Okay? Quindi io containerizzo al limite il singolo processo, è un sistema complesso fatto da un cluster di tantissimi processi elementari. Quindi passo da gestire un container a doverne gestire tantissimi. Questo per due motivi: scalabilità, cioè dire aumenta il carico, voglio creare n nodi del mio Tomcat,
soprattutto per lavorare secondo uno schema architetturale che è sicuramente un tema estremamente caldo in questi mesi, che sono i microservices. Anche qui, questo è un tema che meriterebbe non una ma tre o quattro presentazioni. L'idea è di suddividere sistemi monolitici in una galassia di servizi e componenti elementari che dialogano tra di loro. Okay. E se guardate un po' quelli che sono i punti chiave dei microservices descritti da Martin Fowler, capite che Docker si mappa molto molto bene con questo tipo di architetture. Questo ci porta a concludere dicendo che l'utilizzo dei container ci consente di applicare alle architetture, ai sistemi, ai servizi, ai componenti, i principi del design che applichiamo nel design del codice. E questo si lega di nuovo al tema di infrastructure as code. No? Quindi, se noi gestiamo un'infrastruttura di questo tipo, che non è monolitica, quindi non è come la classona di 5.000 righe di sorgente che fa tutto lei, ma è parcellizzata in una galassia di container, dobbiamo cominciare a fare attenzione ad applicare i principi del design ai sistemi. Quindi separazione delle responsabilità, open-closed principle, cioè non modificare ciò che c'è già, ma aggiungere a ciò che c'è già. E qui si introduce il filone dell'immutable infrastructure. Un aspetto importante è, posto che io ho creato quindi 100 container, come fanno a parlarsi tra di loro? Docker mette a disposizione una funzionalità che si chiama container linking, che è l'equivalente della dependency injection nel codice. Cioè io prima creo n container e poi dico che questo si connette a questo, questo si connette a questo, questo si connette a quest'altro, e quindi posso facilmente riconfigurarli, riconnetterli diversamente e dire io ho un DB, oggi parla con questo web server, poi rilascio la versione nuova del web server, l'attacco al DB, stacco quella vecchia e vado avanti. E quindi garantire una continuità operativa senza interruzione. Altri concetti importanti sono i principi del package design, anche questi meriterebbero un'oretta. Se non li conoscete, vi invito caldamente a leggere l'articolo di Robert Martin su questi argomenti, perché quando si tratta di suddividere le funzionalità di un sistema, sono i principi chiave. C'è poi una galassia di strumenti complementari che aiutano a gestire non il singolo container, ma l'intero cluster. Fig è un Vagrant per Docker, cioè una cosa che permette di configurare un ambiente di sviluppo dove io simulo tutte le componenti del mio sistema descritto in un file. Kubernetes, che non so bene come si pronuncia, è un tool di gestione di cluster fatto da Google open source che potete utilizzare per gestire la vostra intera infrastruttura Docker. È anche possibile complementare Docker con strumenti di gestione della configurazione. Ora, per esempio, un Ansible, che è anche un tema molto interessante, è complementare a Docker da due punti di vista, perché vi permette di gestire il server che ospita Docker e vi permette di creare più facilmente le immagini. I Docker file che abbiamo visto finora hanno una sintassi molto elementare, non è sofisticata come i playbook di Ansible. Quindi se voi volete creare delle immagini che non siano banali, farlo lanciando i comandi run una alla volta, siete un po' come in una versione povera della Bash. Viceversa, usare Ansible, che vi permette di fare uno script strutturato con tutti i test, tutte le validazioni e tutti gli automatismi del caso, vi permette di creare le immagini molto più facilmente. Quindi, se volete cominciare a divertirvi con Docker, vi do tre riferimenti. Gli esempi che ho fatto sono tutti disponibili su GitHub. C'è un tutorial sul sito di Docker molto ben fatto, anche interattivo, dove avete una specie di micro shell nel browser dove potete giocare con i vari comandi. E Coding, che è un ambiente di sviluppo online, un'IDE in cloud, permette di lanciare Docker all'interno dei propri ambienti. Quindi anche senza installarlo sul proprio PC, da browser potete lanciarvi l'ambiente di sviluppo, la shell, i container e giocare con questa tecnologia. Un po' di riferimenti. Vi ringrazio per l'attenzione, è stata molto piena come argomenti. Se siete interessati potete seguirmi su Twitter e trovate poi su SlideShare altre presentazioni sulla Continuous Delivery, su Ansible, sugli argomenti collegati. Grazie.
il discorso di legame tra Docker e Ansible che facevamo prima. Cioè, non è che non hai bisogno di strumenti di configuration management, perché se tu queste immagini le crei a mano, finisci per creare la cosiddetta golden image, cioè l'immagine ritagliata a mano, che se poi però devi cambiare una cosa non sai come farlo, no? Uno dei principi dell'infrastructure as code è di trattare i server non come animali domestici, come il gattino a cui faccio il bagno tutti i giorni, ma come le vacche dell'allevamento. Quindi tanti, uno vale l'altro, ne sparisce uno, me ne prendo un altro. Quindi lo strumento di configuration management, Puppet, Ansible, si sposta a essere utilizzato per creare le immagini, ok? E anche, a seconda dei casi, in alcuni tipi di sistemi, comunque potete aver bisogno di effettuare delle operazioni sui container in esecuzione. L'immutable infrastructure, cioè l'approccio con cui voi non modificate mai un container, se dovete fare una modifica rilasciate la versione nuova, girate il load balancer su quella e poi dimensionate la versione vecchia, è il punto di arrivo. Però in tanti contesti dove avete dei codici legacy, dove avete migrazioni a Docker di applicativi e architetture esistenti, e non potete dall'oggi al domani lavorare in questo modo, e su certi tipi di sistemi è comunque difficile. Quindi l'utilizzo di uno sistema di configuration management è comunque molto complementare a uno strumento di questo tipo. Cambiano un po' i ruoli, fa qualcosa di meno e si sofferma di più sul discorso dell'orchestrazione delle attività. Okay, c'è forse un'altra domanda? Non necessariamente, una cosa che abbiamo sfumato per motivi di tempo, ma è supportata da Docker, è il concetto di volume. Okay? Il concetto di volume è uno storage che può essere montato come una cartella sul container. Questo volume può essere dentro un altro container, quindi per esempio io potrei dire, io ho un container con i dati di Postgres e un container con Postgres, il che significa che se devo fare un upgrade del database, il container con i dati ovviamente deve essere mantenuto, il container con la versione 9.2 di Postgres può essere distrutto e sostituito da quello con la 9.3 che faccio puntare i dati che c'erano prima. Okay? Un'altra cosa che posso fare, posso montare in un container una cartella del file system locale. Quindi per esempio potrei dire, mi carico un container con Node.js piuttosto che con Apache, gli monto una cartella dove sono i sorgenti del mio applicativo e poi posso lavorare in live reload come farei normalmente. Ecco, questo si può assolutamente fare. L'osservazione complementare alla domanda di prima era build con Docker rispetto a sistemi di continuous integration e configuration management. Ora, è molto bello il fatto che voi potete dire io creo un container, un'immagine e me la porto in giro da un ambiente all'altro. Però, così come se parliamo di sorgenti, una buona pratica della continuous integration, delle metodologie agili, dell'IP, è che io non deployo mai in produzione un pacchetto che ho compilato nella mia IDE sulla mia macchina, perché rischio di portarmi dietro cose sporche, miei dati di test, versioni non committate, instabilità varie, è troppo alto. Okay? Quindi tipicamente io cosa faccio? Sviluppo, testo tutto in locale, dopodiché committo i sorgenti, in questo caso committo i Docker file e gli script dell'eventuale sistema di gestione della configurazione, poi dopodiché c'è un build server, un Jenkins o simili, che prende queste cose dal sistema di versionamento, quindi garantisce che il sistema di versionamento contiene una verità master di qual è la versione ufficiale di quel software, software e ambiente, rebuilda un'immagine da zero che a quel punto è pulita e magari applica anche una serie di validazioni di test a questa immagine. Quando cominciate a lavorare in questo modo, così come fate il test driven e il BDD del codice funzionale, arrivate a fare BDD, testing di accettazione dell'infrastruttura, quindi a scrivere degli script di test, per esempio questo con Ansible ha un supporto per il testing, dove quindi voi potete dire io faccio questa immagine, la lancio e poi asserisco che l'immagine deve contenere un servizio HTTP sulla porta 8080,
non deve esporre questa determinata porta, e quindi vado, come faccio gli unit test del codice, vado anche a validare che per esempio dei constraint di sicurezza siano rispettati nelle immagini che produco. Poi a quel punto l'immagine buildata dal sistema di continuous integration viaggia senza modifiche dall'ambiente di test all'ambiente di test. Ok? Diamo spazio al prossimo speaker, se ci sono domande mi scrivete o mi contattate su Twitter. Grazie. Sì, dai, dai.